Veniamo ora direttamente alla nostra meditazione mattutina, continuando la meditazione della parola di ieri sera, facendo riferimento molto brevemente alla parola che ci è stata letta nella prima epistola a Timoteo capitolo 1 dal versetto 12. Qui Paolo dice... Io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù nostro Signore, per avermi reputato degno della sua fiducia, chiamando al ministero me. Al riguardo vorrei leggere un versetto in Galati capitolo 1. Galati. Capitolo 1, versetto 10. Vado forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini oppure quello di Dio? O cerco io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Voi potete fare soltanto una cosa, o piacere a Dio o piacere agli uomini. Non è possibile che si verifichino entrambe le cose contemporaneamente. Quando si tratta dei profondi misteri della parola di Dio, allora è stato Paolo. A cui è stato rivelato ciò che Dio sta progettando e facendo con e attraverso la Chiesa. Al riguardo, leggo in Efesini, capitolo 3, versetti 2 e 3. Efesini, capitolo 3, versetti 2 e 3. Senza dubbio avete udito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi. Come per rivelazione mi sia stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Magari anche il versetto 4. Leggendole potete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. E poi lui continua e dice che questo mistero un tempo era nascosto, ma ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti. Spesso mi viene posta la domanda in merito al fratello Branham, della sua chiamata e del suo ministero. Sapete molto bene che in effetti in questo luogo noi non predichiamo Paolo o Pietro, né Mosè e né Elia. In questo luogo noi predichiamo Gesù Cristo il Crocifisso. Predichiamo l'intero consiglio di Dio. Ma non nascondiamo alle persone che Dio ha chiamato e mandato uomini in ogni tempo. Quando si tratta di questo, io testimonio con grande gioia davanti al Dio vivente che fin dai tempi degli apostoli nessun uomo come William Branham ha camminato su questa terra con un diretto incarico e mandato divino confermato. Non c'è un altro. Ma qual era la sua missione? La sua missione non era quella di fare di noi dei fanatici che poi avrebbero fatto di lui qualcos'altro. Ma la sua missione era piuttosto quella di ricondurci alla parola, di porre la perduta rivelazione divina di Cristo sul candelabro, al fine di proclamare l'intero consiglio di salvezza di Dio. Possiamo quindi applicare a lui ciò che Paolo ha applicato a se stesso, poiché è piaciuto a Dio ed egli ha giustamente preso questo semplice uomo e lo ha reputato fedele per stabilirlo nel suo ministero. Siamo ancora più grati a Dio che egli ha camminato in questo sentiero stretto e ripido. Lui non ha cercato di piacere agli uomini perché in tal caso avrebbe piantato la sua bandiera al vento. Egli cercava di piacere a Dio, di proclamare la parola tramite rivelazione e di renderla accessibile a tutti coloro che sarebbero stati pronti ad ascoltarla. Sì, io credo alla sua testimonianza. Credo alla conferma divina e credo soprattutto a tutte le cose soprannaturali che Dio ha fatto. Ed è proprio da questo che abbiamo una prova diretta e infallibile che egli era un uomo mandato da Dio. Va da sé che non abbiamo una mostra delle varie foto in questo luogo. Non vogliamo che lo spirito di idolatria prenda piede qui, ma lo spirito santo, lo spirito di Dio che guida in tutta la verità. Ma chi vuole saperlo, più tardi, dovrebbe dare un'occhiata in alto prima di uscire. Perché a destra dell'orologio abbiamo una foto che è stata scattata da persone non credenti, in particolare dal dottor James MacDonald dell'Osservatorio di Tucson, quando il Signore è sceso il 28 febbraio 1963 in una nuvola con sette angeli a intorno ad essa e ha parlato lì al fratello Branham dicendogli di tornare a Jeffersonville perché era giunto il tempo di aprire sette su gel e ho già detto che a volte ci sono tante persone anche grandi predicatori ed evangelisti che si vantano di grandi cose ma non riescono a capire ciò che Dio ha fatto e continua a fare nella nostra generazione secondo il suo piano di salvezza. Loro vi passano accanto con trombe e tamburi. E così facendo testimoniano di non avere ancora un orecchio aperto per ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. La maggior parte di loro non conosce nemmeno la differenza tra la designazione nei Vangeli e poi nelle Epistole. Quando da un lato si parla del nostro Signore come figlio dell'uomo e dall'altro lato si parla di Lui come figlio di Dio. Come figlio dell'uomo, Lui era un profeta. Perché come sta scritto... In Deuteronomio capitolo 18, il Signore Dio vi susciterà di fra i vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. E avverrà che ogni anima la quale non avrà ascoltato questo profeta sarà del tutto distrutta tra il popolo. Qui c'erano dei profeti e chi non li ha ascoltati ne risponderà nel giudizio. Ma chi non ascolta Cristo, questo Dio profeta, la somma di tutti, la parola fatta carne, non ha alcuna possibilità. La fede in Gesù Cristo non è solo una teoria, deve essere una realtà. Voi dovete vedere Lui camminare di nuovo in mezzo ai sette candelabri d'oro in questa epoca profetica e riconoscere le sette stelle nella sua mano destra e sapere che egli ha sempre avuto bisogno di uomini attraverso i quali poter parlare e agire. Se nel tempo in cui è stata scritta l'Apocalisse, alle persone che pensavano a Paolo e ad altri, fosse stato chiesto, ora dimmi, che cosa ha riferito Giovanni? Lui ha visto un agnello con sette corna. Leggete tutte le immagini che gli sono state mostrate, totalmente incomprensibili al pensiero umano. Ma voi sapete che Dio rivela certe cose per mezzo di simboli e di immagini. Si parla di sette spiriti di Dio, di sette lampade davanti al trono, eccetera. Ma noi tutti sappiamo che c'è un solo spirito di Dio, che è lo Spirito Santo. Sappiamo tutti che esiste... Una sola chiesa e questa è la chiesa dei primogeniti. Ma lì c'erano sette candelabri d'oro. Lo stesso candelabro nei sette periodi della Chiesa del Nuovo Testamento. Lo stesso Spirito Santo anche nei sette periodi di tempo attraverso i quali passa la Chiesa del Nuovo Testamento. Ma non possiamo soffermarci su questo adesso. Tuttavia, il punto è che in questi giorni siamo veramente introdotti nell'intero piano di salvezza del nostro Dio. Non possiamo limitarci ad evangelizzare, è quello che ci piace fare, chiamiamo fare. Ma c'è anche una parte profetica nella parola di Dio ed è anche ciò di cui parliamo oggi, che questa parte profetica sia portata al popolo di Dio. Tuttavia c'è una cosa che voglio dire a proposito di questi paragoni. Quando i grandi evangelisti di oggi si mettono a confronto con William Branham, notano una tale differenza e poi non sono in grado di classificarlo. E siccome si considerano giusti, ciò che è così lontano da loro deve necessariamente essere chiamato non giusto. Ma Dio non ha ancora cambiato il suo piano e il suo modo di agire. Egli prende chi vuole e quelli che sono poi fedeli nel ministero che viene loro affidato e che dicono effettivamente ciò che Dio ha detto. Vorrei leggervi alcuni passaggi del sermone del fratello Branham, serie 1, numero 11. Si legge a pagina 14 o oh, questa grande rivelazione. Per ripristinare il legame di parentela, egli doveva permettere alle persone di perdersi. Lo comprendete? Ha dovuto lasciarli peccare per dare loro la libertà. Questi punti, mi fermo qui un momento, in effetti non sono stati presi in considerazione dalla maggior parte delle persone. Se Dio non avesse creato l'uomo con il libero arbitrio e lo avesse lasciato libero di decidere, allora... Si sarebbe potuto premere un pulsante da qualche parte e il computer avrebbe fatto il suo lavoro. Dio non voleva un uomo telecomandato come un computer. Dio voleva persone che decidessero volontariamente per lui, che fanno con gioia ciò che gli dice, che non lo amano solo perché lui vuole che lo amino, ma che lo amano perché vogliono amarlo. Ecco il segreto. Se Dio non avesse creato l'uomo con questo libero arbitrio affinché potesse prendere le proprie decisioni, allora sarebbe stato veramente un robot. E questo non è assolutamente possibile. Vogliamo che sia come vuole Dio piuttosto una libera scelta. E di questo si tratta. Nella prima decisione che i primi uomini presero, Passarono accanto a Dio. È stato a loro discapito. La seconda decisione che Dio ha preso per l'umanità va al cuore della questione ed è la decisione di riconciliarci con Dio, di unirci a Lui. È meglio prendere una decisione due volte. Una volta sbagliata è una volta giusta, piuttosto che non avere mai l'opportunità di essere in grado di prendere una decisione. Dunque, continua a leggere. Lui non poteva lasciare che peccassero e poi rimanere Dio e poi punirli per qualcosa che lui gli ha lasciato fare. Ma quando ha messo gli uomini... In relazione con se stesso, allora ha lasciato che agissero secondo la loro libera scelta morale. Vedete? È in questa stessa posizione che vi ha collocato oggi. Comprendete di cosa si tratta? Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Oggi, tutti possono prendere la loro decisione per Dio ascoltando la parola. Beato è colui che lo fa. E poi continuo qui, leggo a pagina 15. Ora prestate di nuovo attenzione. Qual è il triplice scopo di Dio? Manifestarsi in Gesù Cristo per entrare nel corpo attraverso Gesù Cristo e avere la preeminenza, per restaurare l'Eden e riportare indietro ciò che era stato perduto. Questa era l'unica cosa che non era in ordine. Tutte le altre cose erano in ordine. Permettetemi di continuare a leggere brevemente. Ma egli doveva lasciare agli uomini la libera scelta morale per cadere. Avete sentito? Egli doveva dare agli uomini la libera scelta morale di cadere. Non voglio sentire o pensare silenziosamente o ad alta voce che qualcuno di noi possa pensare io avrei fatto meglio. Ogni Adamo ed Eva nato in questo mondo avrebbe fatto la stessa scelta come il primo Adamo ed Eva. Non c'è differenza. Ogni essere umano è assolutamente identico in questo. Ora lui continua e dice: perché sia un redentore, è di spiegare ciò che è in lui. Vedete? Il suo attributo di redentore. Qualcosa doveva essere perduto. E proprio per il fatto che l'uomo è caduto e si è perso, egli è diventato il suo salvatore e ha preso su di sé la sua stessa legge. E questo non poteva farlo come il grande Yahweh che riempiva tutto lo spazio e il tempo. Vedete? Non poteva farlo in quel modo. Lui doveva diventare un uomo. Si è relazionato con gli uomini che erano perduti ed è diventato uomo. Dio si è fatto carne. Alleluia, dice qui il fratello Branham e noi lo confermiamo. Forse penserete che sono un po' eccitato, ma non lo sono continua, Dio è diventato come me per prendere su di sé il mio peccato e mi ha fatto come lui. Amen. Torniamo al suo grande proposito per i figli e le figlie di Dio, perché Egli è un Padre eterno. L'abbiamo compreso, non voglio continuare a leggere. Noi tutti abbiamo questa predicazione, d'altra parte abbiamo anche le sacre scritture, ma vorrei comunque leggere, oltre a quello che ho detto ieri sera, alcuni meravigliosi passi biblici che gettano ancora più luce sull'argomento. Iniziamo con Filippesi capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 15. Filippesi, capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 15. Poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Ieri abbiamo letto di essere graditi a Dio, di essere consacrati a Lui, santificati a Lui, messi a parte come sua proprietà, per appartenere a Lui, per essere graditi a Dio. Una parte non può venire da Dio e l'altra da noi. Tutto deve venire da Dio. Egli deve mettere il volere in noi e poi darci l'operare, in modo che nessuno possa vantarsi e dire sì, l'ho fatto io. Dio fa entrambe le cose. Egli opera in noi il volere e l'operare, affinché siate graditi a lui. fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute affinché siate irreprensibili e schietti figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa nella quale voi risplendete come luci nel mondo tenendo alta la parola della vita, in modo che nel giorno di Cristo di cosa si tratta? Si tratta del volere, si tratta dell'operare, si tratta di persone che fanno un patto con Dio. Egli l'ha fatto con noi sul Golgotha, si tratta di persone che entrano in questo patto con Dio lasciandosi benedire, indirizzare, salvare e poi preparati da Dio. In Colossesi vorrei leggere Colossesi capitolo 1 dal versetto 9 al versetto 13. Non preoccupatevi, concluderò in tempo. Ma queste sono semplicemente parole di Dio così gloriose, necessarie per la nostra edificazione. Colossesi capitolo 1, dal versetto 9 al versetto 13. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio in ogni sapienza e intelligenza spirituale. affinché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Potete continuare a leggere. Notiamo di cosa si tratta. Si tratta di fare in modo che noi, che siamo stati resi graditi a Dio tramite un unico sacrificio, possiamo ora vivere e camminare in questo compiacimento divino, in quell'amore divino, che il compiacimento di Dio non sia interrotto, non sia tolto da noi ma che viviamo compiacendo a Dio, consapevoli di essere stati redenti per camminare con Dio secondo la sua parola. Proseguo la lettura in Colossesi capitolo 1, versetti 21 e 22. Qui sta scritto E voi? Che già eravate estranei e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della Sua carne, per mezzo della Sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, immacolati e irreprensibili. Avete sentito anche questo con attenzione? Da cosa siamo stati resi santi, immacolati, irreprensibili davanti al suo volto? Lo leggo di nuovo. Ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte per farvi comparire davanti a sé santi, immacolati e irreprensibili. Questa non è solo una chiamata divina, una predestinazione, ma è diventato un fatto divino nella vostra e nella mia vita. Siamo stati riscattati dal sacrificio perfetto offerto sul Golgotha. Siamo stati resi graditi a Dio. Paolo spiega questo in Romani capitolo 8 e scrive. Chi ci separerà dall'amore di Dio? Questa è la sua domanda. E la risposta è nulla. Né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità. Ma lasciate che vi legga in Romani capitolo 8 dal versetto 29. Una parola che tutti noi conosciamo. Ma vogliamo rivendicarlo per noi stessi oggi nella fede. Perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Possiamo dire amen a questo? Questa è la sorte divina. E chi cambierà il destino divino? Nessun potere, né in questo mondo né nell'altro. Perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio Suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Amen. L'amen era troppo debole. Abbiamo bisogno di un forte amen. Dio non fa le cose a metà. Possiamo riconoscere qualcosa in parte. E Paolo dice la nostra conoscenza è parziale e così via. Ma ciò che Dio fa è ben fatto, è perfetto. Gesù Cristo, il primogenito fra molti fratelli. Continuiamo a leggere nella prima epistola di Pietro e lì dal capitolo 2. Prima epistola di Pietro, capitolo 2. Versetti 9 e 10. Prima Epistola di Pietro, capitolo 2, versetti 9 e 10. Ma voi siete una generazione eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Amen. Non che lo raggiungerete un certo giorno se tutto va bene, con le buone o con le cattive. Tirare un po' indietro il piede? No. Ma voi siete una generazione eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. E ora Pietro utilizza la parola profetica dell'Antico Testamento, tratta da Osea, e scrive... Voi che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Questo è il Vangelo. Questa è la buona notizia. Questo è il Vangelo di Gesù Cristo. E ognuno che sperimenta Dio in tale maniera, ce l'ha in sé. Si può mettere in questo modo. A volte si dice che un uomo o una donna hanno qualcosa in sé e si sa cosa significa. Ma qui stiamo parlando dell'ambito spirituale. Abbiamo sperimentato Dio. Sappiamo cosa significa la salvezza. Siamo passati dalla morte alla vita. Siamo morti con Cristo. Siamo stati sepolti con Lui. Siamo stati risuscitati con Lui e siamo stati portati nei luoghi celesti. È un messaggio glorioso che tutti gli uomini dovrebbero accettare e credere. Vorrei tornare di nuovo in Galati capitolo 1, Galati capitolo 1, al fine di fare ulteriore luce sulla parola gradito. Galati capitolo 1, versetto 15. Ma quando Dio che mi aveva partato fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunciassi fra i gentili e così via. Quando si compiacque di rivelare in me il figlio suo? Cari, deve essere così. Cristo in noi, speranza di gloria. Non solo sotto forma di sogni nella nostra testa o qualche formulazione senza senso. Ma come sta scritto? Affinché Cristo abiti nei nostri cuori per mezzo della fede. Come Dio era in Cristo, così Cristo è nella Chiesa, in tutti i Suoi membri. Leggiamo in Galati capitolo 3, Galati capitolo 3, versetto. 8. La Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i gentili per la fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia: In te saranno benedette tutte le genti. In tal modo, quelli che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Sotto la predicazione della parola, l'ascolto della predicazione deve essere unito con la fede operata dallo Spirito. È allora che l'effetto si produce nella vostra anima. Se ascoltiamo soltanto e forse seguiamo la cosa seguendola mentalmente senza entrarvi, senza essere parte di essa, senza seguirla interiormente e semplicemente vedendo per rivelazione ciò che Dio sta mettendo ora davanti ai nostri occhi con la Sua parola, e in quel momento, quando lo Spirito Santo ci rivela ciò che viene predicato sotto l'unzione dello Spirito, allora accade nel vostro e nel mio cuore. Allora non è più l'osservazione della parola, allora è la vostra e la mia esperienza personale con Dio. Penso che sia questo il punto in cui si deve arrivare. Paolo scrive qui, ma quando è piaciuto a Dio che mi aveva partato fin dal seno di mia madre, e mi ha chiamato mediante la sua grazia di rivelare in me il figlio suo. Dobbiamo essere in grado di dire la stessa cosa. E qui penso a Colossesi capitolo 3, che noi tutti conosciamo molto bene. Quando Cristo sarà manifestato nella nostra vita, allora anche noi saremo con lui manifestati in gloria. Se è solo da qualche parte ma non può essere manifestato, allora non serve a molto. Egli vuole manifestarsi. Sì, la potenza di Dio deve essere forte nei deboli. In fondo, non si tratta tanto del vaso, ma del contenuto che è nel vaso. Qui Paolo scrive... La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i gentili per la fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia. Di cosa si trattava? Prima della legge Dio aveva fatto la promessa. 430 anni prima della legge c'era già la promessa. Ma Dio ha fatto in modo di dare la legge in modo che l'uomo decaduto potesse afferrare ciò, prendere se stesso in questa trasgressione contro Dio. Se Dio non avesse dato la legge, non saremmo mai stati in grado di vedere alcuna trasgressione. Dio ha dovuto dare la legge per mostrare all'uomo decaduto le sue trasgressioni, in modo da poterlo legittimamente condannare e poi gloriosamente assolverlo attraverso l'opera di redenzione compiuta. Una volta per tutte sulla croce del Golgotha. Ecco perché Paolo scrive: La legge è spirituale, è santa e buona quando viene applicata correttamente, cioè per convincerci della nostra trasgressione. Ma se gli uomini della legge vengono a imporvi delle leggi, potete mandarli via attraverso la porta aperta. Lo Spirito di Dio ci convince sulla base della legge di Dio. Potrei leggere in Galati capitolo 3 dal versetto 1, specialmente il versetto 2, ma voi tutti potete farlo. Continuiamo questa riflessione. Attraverso il Golgota Dio ha risollevato l'umanità dalla caduta. Non molto tempo fa, un medico mi ha chiesto un colloquio. Lui aveva due domande: una da Genesi capitolo 4, relativamente semplice, e la seconda sulla deità di Gesù Cristo. E voleva sottolineare che Dio aveva fatto una parte e l'altra era venuta da Maria. E così Cristo è venuto nell'umanità. E questo mi ha attraversato come un lampo. Se fosse stato così, allora lui sarebbe diventato parte della creazione decaduta. E non sarebbe stato in grado di risollevare dalla caduta la creazione decaduta e redimerla. Entrambi, entrambi sono venuti da Dio. Da qui l'espressione della scrittura, unigenito. Gesù Cristo è l'unigenito Figlio di Dio. L'unigenito Figlio di Dio. Ed è per questo. Che è stato in grado di risollevarci dalla caduta e di renderci di nuovo figli e figlie di Dio, riportandoci allo stato paradisiaco. Ora alcuni potrebbero dire siamo ancora così miserabili, stiamo invecchiando, c'è ingiustizia sulla terra, ci sono poveri e ricchi. Il più delle volte i ricchi sono sani e i poveri sono malati. E sapete come funziona? Nel linguaggio popolare si dice che è meglio essere ricchi e sani che poveri e malati. Ma com'era la situazione ai giorni di Gesù? Il Signore ha detto, i poveri li avete sempre con voi. Il Vangelo viene predicato ai poveri e nessuno dovrebbe offendersi. Abramo era un uomo estremamente ricco. E Davide era un multimilionario. Quando si legge di tutto ciò che aveva è inimmaginabile, c'erano uomini di Dio che erano ricchi. Ma anche dei ricchi poi si adempie. È più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che un ricco attaccato alle ricchezze entri nel regno di Dio. Ma se riconosciamo che le cose terrene ci ostacolano soltanto, le mettiamo da parte e diciamo, Signore, vengo a te così come sono. Allora sia i ricchi che i poveri possono venire e sperimentare Dio allo stesso modo. Permettetemi di leggere in Galati capitolo 4, Galati capitolo 4 dal versetto 4 al versetto 7. Ma quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, nato di donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione dei figli. Avete letto? Avete sentito? Affinché noi ricevessimo l'adozione di figli. L'abbiamo raggiunto? Siamo già stati stabiliti? Era lui il primogenito? È vero tutto questo? Al 100%. Il nostro Dio mantiene le sue promesse. Dio ha fatto l'inizio di una nuova creazione divina in Cristo. Cristo è il primogenito tramite una generazione divina. E anche noi siamo generati a sua immagine dallo stesso Spirito, dalla stessa parola. Per questo motivo Paolo scrive in Efesini capitolo 5 carne della sua carne, ossa delle sue ossa. Per riscattare quelli che erano sotto la legge. L'ha fatto egli? Amen. L'ha fatto. Forse dovrei leggervi anche questo. In Galati capitolo 3, Galati capitolo 3, versetto 13: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Egli è stato fatto peccato per noi, affinché in lui fossimo resi partecipi della giustizia di Dio. Continuo a leggere in Galati capitolo 4 dal versetto 6. E perché siete figli? Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba Padre. Vedete? Prima di tutto lo Spirito Santo doveva scendere in tutta la sua pienezza su Cristo, nel suo corpo terreno di carne, per rivendicare quel corpo affinché questo corpo che cresce, che invecchia, che diventa sempre più vecchio? Quanti sanno che Cristo, secondo la carne, all'età di otto giorni fu portato al Tempio e poi vi è andato a dodici anni, a trent'anni ha iniziato a predicare. Quando le persone lo videro, dissero: quest'uomo non ha ancora cinquant'anni e vuole aver visto Abramo? Nell'ambito terreno era invecchiato. Ma nello spirito era, è e rimarrà il Signore. Ma nell'ambito terreno il suo corpo era soggetto a ciò che noi stessi sperimentiamo sulla terra. E ora lo spirito è venuto a prendere possesso di questo corpo terreno, a reclamare la sua trasformazione. Sì, nell'immortalità. Allo stesso modo lo stesso spirito di Dio che era in Cristo, deve essere in noi affinché possa vivificare i nostri corpi mortali e trasformarli nell'immortalità. Continua a leggere qui il versetto 7. Così tu non sei più servo ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Potremmo continuare a leggere altri passi della scrittura. Ora siamo figli di Dio. Scrive Giovanni nella sua epistola. E non è ancora stato manifestato quel che saremo. Ma quando Egli sarà manifestato saremo simili a lui. Avete mai letto tutto questo? Potete leggerlo nella prima epistola di Giovanni capitolo 3 versetto 1. Vedete quale amore ci ha dato il padre, quello di essere chiamati figli di Dio. Vangelo di Giovanni capitolo 1 ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Credete nel nome del Signore Gesù Cristo e sarete salvati. Questo è assolutamente necessario. Dopotutto ci sono molte persone che credono in Dio, che credono in un essere supremo o in un potere di qualche tipo che scelgano meno il termine creatore o altro, ma poi rimane poco chiaro. Diventa totalmente diverso quando abbiamo Gesù Cristo davanti agli occhi. Allora non c'è più nulla di sfocato. Allora abbiamo qui su questa terra l'Emmanuele davanti ai nostri occhi. Dio con noi. Amen. Non c'è nulla di sfocato. Nulla di sfocato in tutto l'universo che sia perso e ritrovato da qualche parte, ma tutta la pienezza della Deità abitava in Lui corporalmente. E voi avete tutta questa pienezza in Lui, che è il capo di ogni dominio e di ogni potenza. Niente più sfocature. Dio stesso si è manifestato in forma umana. Il padre manifestato nel figlio, ha riconciliato il mondo con sé e ci ha posto nella condizione di figli, nel suo figlio Gesù Cristo. Amen. Egli l'ha fatto, come certo il compimento del Golgotha. Così certamente anche questo si è adempiuto. Ora, come annunciato, abbiamo il battesimo e mi restano solo circa dieci minuti per parlarne brevemente. Prima di tutto, vogliamo leggere dalle sacre scritture, se possibile, leggere e dire alcune cose. In modo che tutti sappiano che ciò che leggiamo è la parola di Dio. Ma anche la parola di Dio deve essere ben compresa. Quando penso alle nuove traduzioni, alle nuove traduzioni della Bibbia, allora ci si sente diversamente di tanto in tanto. Mentre nei secoli passati, i traduttori non erano sempre in grado di trovare la parola giusta a causa della mancanza di conoscenza di una lingua o di un'altra, ma avevano il timore di Dio e abbiamo una bellissima Bibbia. Ci sono persone oggi che non hanno più il timore di Dio, soprattutto nella nuova traduzione mondiale. Sì, è incredibile. Mi sono riferito brevemente a una cosa qui mercoledì sera, ma ho anche pensato a... Non possiamo fare il nome di nessuno, ma c'è solo un'organizzazione che ha una propria traduzione della Bibbia. E lì non si legge come nella vostra Bibbia, in verità, in verità, vi dico. Oggi tu sarai con me in paradiso. Lì si legge, in verità, in verità ti dico oggi. Tu sarai con me in paradiso. Basta un solo errore ortografico per stravolgere l'intero significato. Non solo abbiamo le sacre scritture, ma abbiamo anche lo Spirito Santo che ci rivela le sacre scritture. E nella stessa traduzione, l'ho letto con i miei propri occhi, sta scritto nel Vangelo di Giovanni, nel primo capitolo, non come nella nostra, nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. Lì sta scritto ed era un Dio. E la parola era un Dio. Questo è un altro Dio, oltre all'unico Dio. Come abbiamo appena detto, ci sono state persone che volevano adottarlo a loro. Sia che venga preso o meno, non importa, il timore di Dio ha lasciato le persone. Questo è ciò che sta accadendo nel mondo cristiano e altrove, per unire tutto in una unità. Loro non vogliono che ci siano diverse correnti, ne vogliono solo una. Se possibile, questa vuole essere il capo dell'insieme. Ma Dio ha una chiesa e in questa chiesa il Signore è il capo. Lì non si parla di un capo di capi. No. Ho deciso, ho deciso di non bestemmiare Dio. Quando scriverò? Nel libro, che uscirà all'inizio del prossimo anno, applicherò l'espressione Santo Padre solo a Dio. Per l'altro, toglierò l'H nella lingua tedesca e scriverò solo Padre in fretta. Qui il fratello Frank fa un gioco di parole, note del traduttore. Sarà assolutamente corretto. E non sono preoccupato per questo. Ci deve essere qualcuno che è ordinato da Dio per mettere la verità sul candelabro nell'ora più critica della storia dell'umanità e del mondo. Chi ha i pantaloni fluttuanti va da casa. Dio ha bisogno di persone che hanno coraggio. Ai giorni di Giosuè era anche così. Lutero la tradotta molto bene, forse non in modo così accurato, ma comunque rilevante. Lui ha detto chi è stupido vada a casa e con questo intendeva dire chi è scoraggiato, chi non ha coraggio se ne vada a casa, ma chi ha coraggio resti qui e si metta al lavoro. Per quale scopo la parola di Dio ci è stata rivelata? Nell'originale in modo comprensivo e profondo tramite un mandato divino? Certamente affinché possiamo metterla sul candelabro. E un giorno sì, certo, potrei dover andare nel deserto, ma non ha importanza, la gente deve sapere che c'è stato un profeta in questa generazione e che un messaggio profetico è che Dio è ancora Dio e che la verità è indivisibile scusatemi volevo parlare del battesimo e ora abbiamo battezzato qualcun altro Matteo capitolo 28 qui sta scritto andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome singolare nel nome del padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Non tre volte nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. No, non così. Battezzateli una volta nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Che cosa ha detto Gesù? Sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Ma se un altro viene nel suo nome, lo ricevete. Il nome del padre e del figlio è lo stesso nome. Mio padre si chiamava già Frank e io mi chiamo certamente Frank. Ed è lo stesso per tutti noi. E ereditiamo il nome. Posso leggervelo nella lettera agli ebrei, probabilmente nel primo capitolo, che il nostro Signore ha ricevuto il nome in eredità. Voglio leggerlo in modo che lo sappiate. Ebrei capitolo 1, versetto 4. Ed è diventato così tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Il nome Gesù, come sappiamo tutti, è Yeshua. Yahweh Salvatore. E la forma greca Gesù non cambia questo fatto divino. Tu lo chiamerai Gesù perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Il suo popolo. Lui, il Signore, salverà il suo popolo dai loro peccati. Probabilmente non c'è bisogno di aggiungere altro al riguardo. Tutti sanno già che nella Chiesa primitiva, a Gerusalemme, in Samaria, a Efeso, ovunque si battezzasse, si battezzava nel nome del Signore Gesù Cristo. Perché questo è il nome in cui Dio si è rivelato per la nostra salvezza nel Nuovo Testamento. Il nome del patto del Signore Dio nell'Antico Testamento era Yahweh. Nel Nuovo Testamento è Gesù. E non c'è altro nome sotto al cielo che sia stato dato agli uomini per essere salvati, se non il nome di Gesù. Vorrei leggervelo. Dovrebbe essere nell'epistola ai Filippesi. Un momento, dove sta scritto: Qualunque cosa facciate in parole o in opere, fatela nel nome di Gesù Cristo. Dovrebbe essere da qualche parte nel versetto 17. Colossesi, capitolo 3, versetto 17. Colossesi, capitolo 3, versetto 17 e qualunque cosa facciate in parola o in opera fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù anche il battesimo vi leggo in atti capitolo 2 atti capitolo 2 versetto 38 allora Pietro disse loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Leggo in Atti capitolo 8, versetto 16. Versetto 16 perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Nel capitolo 10, Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 48, qui sta scritto, così egli comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù. Atti degli Apostoli capitolo 19. Tutto deve infatti basarsi sulla testimonianza di due o tre testimoni. Atti capitolo 19, versetto 5. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Devo leggere di più? Questo è l'insegnamento degli Apostoli. E la Chiesa si atteneva, come si legge in Atti capitolo 2, versetto 42, all'insegnamento degli Apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Ora qualcuno potrebbe dire, sì, ma la differenza è davvero così grande? Uno è sbagliato e l'altro è giusto. O potrebbero essere entrambi metà giusti e metà sbagliati? O cosa dovremmo fare? La domanda è giustificata perché le persone hanno perso l'insegnamento apostolico fin dal IV secolo. La filosofia greca prese piede ed essi non videro più le cose attraverso la rivelazione non erano comprese, né tantomeno praticate. E così tutto ciò che un tempo era rivelazione è stato racchiuso nei mille anni dell'epoca oscura chiamata Medioevo. E che cos'era? E questo è ciò che rimprovero a tutte le persone che sono venute dopo, che loro non sono tornati alle scritture originali si sono occupati degli insegnamenti della Chiesa romana invece di scavare in profondità, andare alla Bibbia e cercare di confrontarlo con la Bibbia, con l'insegnamento degli Apostoli e dei Profeti. Hanno cercato di portare le cose un po' indietro senza tornare alla Bibbia. Ma ora viviamo al tempo della fine e quest'epoca non è un'epoca di riforme, ma un'epoca di restaurazione di tutto ciò che era nel principio. Ora non facciamo la riforma, non si riforma qua e là. Ora la Bibbia è aperta e per rivelazione vediamo cosa hanno visto gli apostoli. Facciamo come loro hanno fatto, battezziamo come loro battezzavano nel nome del Signore Gesù Cristo. Voi lo sapete e non siamo affatto ridicoli al riguardo, ma è una cosa così pericolosa, specialmente per quanto riguarda questa formula, quando si sa cosa viene fatto in questa formula, sedute spiritiche intorno al tavolo, cartomanzia, tutto viene fatto nella formula nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ve l'ho raccontato qui quando l'uomo che è entrato nella loggia massonica mi ha raccontato tutto eccitato, ha semplicemente detto era dall'altra parte del mare, non era in Europa. E in inglese e in americano tutto in termini familiari e io ero in termini familiari con lui. Lui ha detto, sai, è una cosa che non riesco a capire. Trovo così difficile credere nella Trinità. E senza che io testimoniassi, l'avevo appena incontrato da dieci minuti e abbiamo iniziato a parlare in un hotel. E lui ha detto, trovo così difficile credere nella Trinità. Ma immagina, quando sono entrato nella loggia massonica... Ho dovuto solo ripetere la formula nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sì, pensavo di essere stato preso a calci da un cavallo. Si tratta di una formula che viene utilizzata ovunque. E vedete, voi ministri? È così che tutto ha avuto inizio: è da qui che parte tutto. Ma laddove inizia, si ferma con noi. Per noi, si ferma qui. Ecco perché è tutto stregato, stregato fino allo Spiritismo, all'invocazione dei morti o dei defunti che sono stati dichiarati santi. Paolo non conosceva santi morti, ma conosceva santi vivi e scriveva: Ho scritto ai cari santi, a tutte le chiese, aspettate finché sia pulito, non posso fare altrimenti, Dio mi aiuti. Ci deve essere ordine prima della venuta del Signore. Le persone hanno il diritto di udire la verità. Che l'accettino o meno è un'altra faccenda. Che tutti coloro che sono stati battezzati nella formula, che è un battesimo romano, lo si può leggere nel catechismo, lo si può leggere in tutta la letteratura. La Chiesa romana accetta solo le persone che sono state battezzate nella stessa formula. Lo sapevate? Se volete diventarne membri, non è possibile, non si può. Dovete essere stati battezzati con il battesimo romano, con la formula nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perché tutti tornano indietro? In questo momento sto guardando il nostro caro fratello della Chiesa Battista. Al tempo del risveglio, tutte le scissioni erano sette: i fratelli boemi là, gli usciti qua, i luterani là, quelli di Wycliffe lì, quelli di Erasmus là. Erano tutte sette, sì, ai loro tempi. E dopo sono stati perseguitati. Cosa è stato fatto con John Wesley? Gli hanno lanciato uomo a marce. Lui è dovuto fuggire in America. E oggi c'è la Chiesa evangelica metodista. Tutto questo è in grande onore. Tutti ritornano nel grembo materno perché hanno le loro radici là. Non sono mai stati estratti completamente da lì, ma le sacre scritture dicono: voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro, separatevi e non toccate nulla di mondo, e sarete miei figli e mie figlie. E allora io sarò il vostro Dio, dice il Signore. Chi vuole ascoltare un simile messaggio? Ah, oggi un po' di carismatici qui, un po' di estasi là un po' ovunque. No, ci sono persone sulla terra che sono pronte ad andare fino in fondo con Dio. E mi rivolgo in particolare ai miei cari amici dalla Romania. Se c'è qualcuno di voi che non è ancora stato battezzato biblicamente tramite una sola immersione nel nome del Signore Gesù Cristo, allora, questa è la vostra opportunità di farlo oggi. Il sole splende, ci sono gli abiti battesimali, e il fratello Kir è qui per battezzare. E così oggi, se potete, e naturalmente tutti noi, voi che siete in visita, chiunque vuole essere battezzato biblicamente, avete l'opportunità di farlo oggi. Infine, in chiusura. Vi leggerò un passo della Bibbia finché sappiate che non ci possono essere due o tre battesimi, ma in realtà un solo battesimo secondo le scritture. E leggo in Efesini capitolo 4, versetti 4 e 5. Vi è un corpo unico e un unico spirito. Come pure siete stati chiamati a un'unica speranza quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Non due o tre. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. L'unico Signore si chiama Gesù Cristo. E l'unico battesimo è nel nome dell'unico Signore, Gesù Cristo. Amen. E che tutto il popolo dica ancora Amen. Perché è vero, è la divina e pura verità. Che nessuno si offenda. Ringraziamo tutti il Signore per questo. Per questo ora ci alziamo in piedi. Fratello Russo, vuoi venire a pregare con noi? Padre celeste, ti ringraziamo insieme per la preziosa e santa parola di Dio che tu hai dato a ciascuno di noi questa mattina. Signore, che la grazia preceda la giustizia, che le persone riflettano se sono state battezzate correttamente, se hanno preso il nome del Signore o se sono state battezzate con una formula. Dio fedele, ti chiediamo ora di dare grazia a questo atto di battesimo. Fa che, Signore, ubbidiamo la tua parola mentre è ancora Pronunciata oggi. Aiutaci, Signore, e allora saremo aiutati. benedicici o oh Dio, e saremo benedetti. Dona grazia, oh Signore, ora, mentre il tuo popolo, Signore, si riunisce sulla riva delle acque. Dona grazia a coloro che saranno battezzati. Dio fedele, ti preghiamo. Aiutaci, nel nome santo di Gesù. Amen.